Lo so che vi mancava tantissimo questo format, quindi io partirei invitandovi a lasciare subito un bel like di supporto qui sotto. Mettetevi comodi perché è tornata la serie in cui racconto le vostre carriere. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale, ma soprattutto bentornati all'interno della serie in cui, come dicevo 2 secondi fa, racconto le vostre carriere. Una serie che in questi mesi, insomma, mi avete tartassato i direct per capire quando tornasse, perché l'avevate amata tantissimo su FIFA 20 e ovviamente vi ringrazio per i tanti messaggi. Troppi anche a volte, nel senso che comunque ci sono stati altri video in questi mesi, ma io vi ringrazio sempre tantissimo. Ho scelto naturalmente la prima carriera oggi, come avete letto dal titolo, però poi ovviamente ne usciranno altri gli episodi, sempre che amiate ancora questo format. E quindi fatemelo sentire con un like, come già vi dicevo, con un commento. Vi ricordo anche di supportare il canale iscrivendovi e attivando la campanellina per restare aggiornati su tutti i contenuti. Però, prima di partire, signori, non posso che parlarvi dello sponsor di questo video, vale a dire NordVPN, che però, oltre ad essere lo sponsor di questo video, è un grandissimo aiuto per voi perché vi permette di navigare online in sicurezza. Però, prima ancora, è importante che io vi dica che con NordVPN avete la possibilità di navigare su Sky Go, di visualizzare canali streaming come Sky Go, RaiPlay, Mediaset Play, anche al di fuori dall'Italia, perché senza NordVPN non si può fare, non so se lo sapete, ma Sky Go fuori dall'Italia non va. Perché va con NordVPN? Perché vi permette di spostare la geolocalizzazione e quindi di conseguenza di navigare su Sky Go e tutti gli altri programmi in streaming. Ovviamente però tutto in sicurezza, tant'è vero che un'altra funzione molto importante di NordVPN è quella di permettervi di navigare in totale sicurezza, lo ribadisco perché è un concetto fondamentale, su siti anche meno sicuri tramite la navigazione in incognito e altre funzioni che comunque vi permettono, vi faccio un esempio stupido, di non farvi aprire pubblicità o pop-up mentre ricercate appunto informazioni su siti anche meno sicuri all'interno dei quali spesso potete anche beccarvi dei virus. Insomma, signori, io non vi rubo altro tempo, spero naturalmente di avervi convinto. Nel caso vi lascio qui sotto in descrizione il link e qui a schermo, oltre che in descrizione, anche il mio coupon che vi permette di usufruire del piano biennale super scontato più uno sconto mensile in funzione soddisfatti o rimborsati. Quindi, insomma, massima resa dal mio punto di vista. Ve la consiglio, sponsor di questo video, ma anche ovviamente sponsor più logico che mai, altrimenti non avrebbe fatto parte di questo video. Detto questo, possiamo partire e lo facciamo invitandovi a mettere comodi perché oggi vi racconto l'avventura della Fiorentina di Jacopo. Dunque, il nostro Jacopo, che è il primo ragazzo su FIFA 21, della quale racconto la carriera, ma vi lascio la playlist qui sotto per gustarvi le carriere passate che ho raccontato, mi ha spedito il suo racconto su Instagram. Infatti, vi lascio a schermo il mio nick di Instagram, così che possiate seguirmi e mandarmi le vostre carriere anche lì in modo dettagliato, magari con immagini che in questo caso non avremo, ma che spero di avere nei prossimi episodi. Lui mi scrive che il primo anno della sua carriera è stato un anno di alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda il campionato, un anno che gli ha permesso di far crescere dei giocatori interessanti come Vlahovic, Castrovilli, che gli ha permesso di fare comunque un calciomercato in entrata. Su tutti i due nomi fondamentali sono stati Ghoulam per quanto riguarda il terzino sinistro e qualche metro più avanti dentro anche Stefan El-Sharawi. Un altro nome che sa un pochino di mercato perché la Fiorentina lo ha acquistato e si è visto poco in questa stagione, ma insomma lui lo aveva già a disposizione in rosa, è Kokorin. Un altro che Jacopo mi dice: sai Fede, mi ha stupito molto, lui e Vlahovic in particolar modo protagonisti della prima parte di stagione. Però la Fiorentina è giovane, la Fiorentina è giovane, quindi dei risultati non riescono. A volte ci sono passi a vuoto contro le piccole, per esempio una sconfitta pesantissima in casa contro il Benevento, altre volte vittorie pesanti come in casa della Juventus, un pari prezioso in casa contro l'Inter. Quindi, insomma, la Fiorentina risponde, ma risponde a tratti. E il rullino di marcia non è sicuramente da Champions League. Infatti, al termine della prima stagione, Jacopo riuscirà a centrare il sesto posto, che comunque è un risultato importante se si pensa soprattutto alla realtà, a quello che sta combinando la Fiorentina, che da tanti anni non gioca un'Europa League, per esempio. E lui ci riesce subito al primo anno. E quindi sul mercato cominciamo ad investire un po' di più. Dentro Piotr Zielinski dal Napoli, Gosens e Massengo per la panchina. In campionato però la storia non cambia, gli alti e bassi continuano,
Del resto lo sappiamo, negli ultimi 2 anni su FIFA è quasi più semplice giocare le coppe europee che le competizioni nazionali. E allora, riflettori puntati sull'avventura europea. Girone semplice, quello capitato alla Fiorentina con Rapid Vienna, Braga e Olympiacos. Un girone comunque che mette di fronte delle avversarie che l'Europa la fanno quasi ogni anno, però ovviamente inferiori alla Fiorentina, soprattutto se si pensa all'11 e alla rosa che si sta creando il buon Jacopo. Fiorentina che chiuderà in battuta il girone con 2 pareggi e 4 vittorie e volerà ai 16esimi. Dove però, al di là del primo posto, l'avversario non sarà dei migliori, perché si affronta, con andata in casa e ritorno fuori, l'Ajax. Sorteggio non proprio favorevole, perché se si pensa che la Fiorentina praticamente da 5 stagioni o forse 6 non giocava una fase ad eliminazione diretta di una competizione europea, in questo caso ma anche l'ultima volta, insomma l'Europa League, e di fronte c'è una squadra che nel 2019 è arrivata in semifinale di Champions, che comunque negli ultimi anni è stabilmente in Europa League e nei gironi appunto della Coppa Campioni, e allora qualche problemino ci potrebbe stare. Però c'è l'entusiasmo in casa viola, c'è una squadra che sta crescendo al di là delle fatiche che mostra in campionato, dove al momento, pensate, proprio nella settimana che porta alla sfida di Europa League contro l'Ajax, è tra il 7° e l'8° posto. E questo è un problema, perché l'obiettivo dato dalla dirigenza in questa stagione è il 4° posto, che in questo momento non è impossibile, ma è comunque complicato. L'alternativa, come sapete, per qualificarsi alla Champions è vincere l'Europa League, ma sarebbe troppo chiedere alla Fiorentina di vincere l'Europa League alla prima partecipazione dopo anni. E sarà proprio l'entusiasmo di cui vi parlavo a giocare un ottimo scherzo alla Fiorentina, che parte alla grande. Nel primo tempo è avanti 2-0 grazie a una rete di Castrovilli e il raddoppio di Pezzella su sviluppo di calcio d'angolo. 2-0 che effettivamente rilassa un po' troppo la squadra di Jacopo. Nel secondo tempo l'Ajax torna in partita, lo fa con un grande mancino dalla distanza di Tadic e finisce 2-1, che è sì un buon risultato, nel senso che la partita d'andata l'hai vinta e una vittoria non è mai un brutto risultato, però hai preso un gol. E il 2-1 casalingo all'andata non è proprio un risultato consigliabile. Gara di ritorno, 7 giorni dopo si vola alla Johan Cruyff Arena con un Ajax che naturalmente vorrebbe passare il turno, basterebbe l'1-0, che infatti arriva. E arriva subito, col gol di Brobbey, che fa 1-0 al 2° minuto. E lì è un po' lo spartiacque, no? Perché o vai nel pallone, oppure, come effettivamente ha fatto Jacopo, ti rialzi. Pareggio alla mezz'ora, situazione di stallo, se segna l'Ajax si va ai supplementari, se segna la Fiorentina praticamente taglia le gambe agli olandesi, e succede la seconda opzione. Succede con Dusan Vlahovic al 67° minuto per il gol che decide la sfida. 2-1 all'andata, 2-1 al ritorno, Fiorentina che vola agli ottavi, dove affronterà un sorteggio assolutamente più piacevole, perché l'avversaria è il Rennes, una squadra francese che non è a livello dell'Ajax, e questo lo vediamo sia sulla carta che sul campo. 3-0 all'andata, 4-1 al ritorno, si vola ai quarti. E qui l'avversaria invece fa paura, perché si tratta dei Red Devils. Sì, esattamente, lo stesso Manchester United che ha appena fatto 6 gol anche alla Roma in Europa League. E anche su FIFA i ragazzi di Solskjaer si dimostrano uno squadrone. Andata nel Teatro dei Sogni di Old Trafford, ritorno all'Artemio Franchi di Firenze. All'andata si parte bene, perché la Fiorentina trova anche il gol del vantaggio nel primo tempo grazie a un calcio di rigore di Castrovilli. Poi non sfrutta delle occasioni, prima con Vlahovic, poi con Kokorin, anche il Shaarawy sbaglia un gol praticamente a porta vuota, e diciamo che Stefan il Shaarawy fino a questo momento non ha reso per quanto ci si aspettasse, e quindi è un tema sicuramente, arrivato nella prima stagione, ha fatto i suoi gol, ma non è ancora stato un calciatore decisivo. E allora, come spesso accade nel calcio, gol mangiati, gol subito, almeno uno e non più di uno. Finisce in parità la sfida di Old Trafford con un 1-1 che in realtà sarebbe anche un buon risultato in vista del ritorno, perché pareggi con un gol segnato lontano da casa. Se si pensa però alle occasioni sciupate, sa tanto di beffa, e assume un sapore ancor più di beffa quando al 61° della partita di ritorno, quindi a 29 minuti dal fischio finale 0-0 che qualificava la Fiorentina, segna il Manchester, e segna con Pogba. 0-1
In questo momento la Fiorentina va a casa, il Manchester in semifinale. Ora che si fa? Mollare non se ne parla assolutamente, però il tempo stringe. La Fiorentina ci prova, crea delle occasioni quantomeno potenziali, perché poi in realtà la difesa dello United è compatta. Compatta ma commette un'ingenuità clamorosa. Perché a forza di scoprirsi la Fiorentina, nella finale regala ai Red Devils la chance di chiudere la partita. Però nel tentativo di andare in porta per il 2-0, sono loro a scoprirsi. Siamo all'89esimo. Pogba cerca un cross per Fred che arriva in corsa, cicca il pallone. Pezzella chiude, allontana e manda in campo aperto Kokorin. Tocco per El Shaarawy, triangolazione con il russo e poi palla verticale per Vlahovic, che si presenta tu per tu con De Gea, lo supera e mette in porta. Il gol dell'1-1, il pareggio della Fiorentina. Stesso risultato dell'andata. Stavolta però la beffa ce l'hanno loro. Si andrà ai tempi supplementari. E qui può succedere davvero di tutto, perché è vero che la Fiorentina psicologicamente sta meglio, però al tempo stesso ha speso tanto da un punto di vista di energie e lo United ha contenuto, ha amministrato, si è coperto nella seconda parte del secondo tempo soprattutto. Non succede praticamente nulla nei tempi supplementari, fino al 120esimo. Al 120esimo c'è un calcio d'angolo per la Fiorentina, battuto da Gaetano Castrovilli. E battuto bene dal numero 10, perché sul suo cross si avventa una riserva, l'uomo che non ti aspetti. Un calciatore che probabilmente non avrebbe neanche giocato contro il Manchester se non ci fossero stati supplementari e quindi se non fossero servite forze fresche. Il giocatore in questione arriva dall'Udinese e si chiama Barak, che incorna di testa il pallone più importante della sua carriera probabilmente. Quello che mette dentro al minuto 120 di un quarto di finale contro il Manchester United. Quello che recita Fiorentina 2, United 1, che con l'1-1 di Old Trafford fa 3-2. In pratica, anche per quelli scarsi in matematica, tipo me, significa che i Viola vanno in semifinale. Eliminato il Manchester United, sei tra le migliori 4 non d'Europa, perché si parla di Europa League e non di Champions, ma comunque hai il dovere di crederci. Anche perché di rado capita che tra le migliori 4 ci sia una squadra che si gioca la Champions ogni anno, e quella squadra è il Real Madrid. Sì, perché il nostro Jacopo con la sua Fiorentina in semifinale di Europa League incontra il Real Madrid. C'è una roba che capita una volta ogni 50 anni minimo. Il Real di Zidane, Benzema, temibile, rispettabile, però si va lì a viso aperto per un sogno. Un sogno che Jacopo vuole farci vivere, tutti insieme. Ma prima ho bisogno di un vostro pensiero. Secondo voi, riuscirà in questa impresa battere le Merengues e volare in finale di Europa League? Ditemelo voi, qui sotto nei commenti. Perché io per il momento mi fermo. Mi fermo qui. Vi ringrazio per aver seguito questo episodio e vi do appuntamento al prossimo, perché molto presto continueremo questa straordinaria avventura della Fiorentina, questo racconto. Presto.